Allora, l'ordine del giorno si ricollega alla discussione del PAP, perché va a incidere sul miglioramento delle condizioni lavorative all'interno dell'amministrazione. In tema di contrasto alle discriminazioni, quest'ordine del giorno infatti chiede l'istituzione e la regolamentazione della figura del consigliere di fiducia. Una figura che è prevista dalla normativa nazionale e internazionale all'interno delle aziende pubbliche e degli enti, con la quale viene favorito il processo di emersione e relativa soluzione degli eventuali casi di discriminazioni che dovessero verificarsi all'interno dell'amministrazione stessa. La figura del consigliere di fiducia è una figura di prossimità per il lavoratore, una sentinella del disagio lavorativo che agisce limitatamente alla singola struttura per la quale è scelta in modo informale. Perciò essa non va a sovrapporsi né alle altre realtà già esistenti nell'amministrazione capitolina come il CUG o lo sportello di ascolto, né alle consigliere nazionale e provinciale. Incarnandosi in una figura competente e preparata, il consigliere di fiducia è in grado di offrire al dipendente un primo basilare contatto per consulenze, supporto e mediazione nelle situazioni di violenza, molestia, discriminazione e disagio lavorativo. Chiediamo quindi che questa figura possa essere presente nell'amministrazione capitolina, che venga redatto un apposito regolamento che disciplini la sua attività e che il regolamento del CUG di Roma Capitale sia integrato con disposizioni riguardanti i rapporti che esso deve avere con la figura del consigliere di fiducia per una opportuna, auspicabile sinergia. Questo perché noi teniamo molto all'amministrazione capitolina e ai dipendenti dell'amministrazione capitolina a cui questa seduta è dedicata. Grazie.